Buon pomeriggio a tutti, bentornati sul titolo TV, classico e canonico appuntamento cinematografico con il nostro redattore Francesco Maggiore. Ciao Francesco. Ciao Donato e buonasera ai nostri telespettatori e ascoltatori. Buonasera anche a te. Oggi so che ci parlerai di due pellicole, ci parlerai una di un film italiano e uno di un film straniero. Partiamo già direttamente con il film italiano. Sì, partiamo con l'italiano perché tra l'altro voglio dire, il film è in programma in questa settimana, oltre ad essere arrivato nelle sale italiane sarà anche in programma al Festival di Cannes, quindi è l'unico film italiano che si vedrà in concorso tra l'altro, quindi è interpretato da Riccardo Scamarcio ed è un film comunque che ha avuto una lunghissima gestazione, il titolo è Pericle il Nero, che è tratto da un romanzo di un autore che risale mi sa agli anni 90, di un certo Ferrandini, che comunque ha avuto una gestazione lunghissima, come ho detto prima, tra l'altro verso la prima metà degli anni 2000 si parlava addirittura che dovesse essere Pietro Taricone il protagonista, no? Diretto anche da Francesco Patierno, invece poi le cose sono cambiate totalmente perché poi è subentrato comunque il progetto lo aveva preso in mano il regista statunitense Abel Ferrara, e poi però alla fine non se ne è fatto più niente, poi alla fine il progetto è finito nelle mani di Riccardo Scamarcio, perché tra l'altro lui coproduce il film con i fratelli Dardenne, quindi per questo anche io un po' ho intuito anche il perché del cambio dell'ambientazione, perché i Dardenne sono appunto belgi. Allora l'azione del film si sposta da Napoli a Liegi, cioè in Belgio, fino a passare con la parentesi a Calais in Francia, quindi perché è un romanzo, il romanzo è ambientato comunque tutto a Napoli, no? Quindi cioè, di cosa parla questo, cioè, sia il romanzo che il film? Parla appunto la storia di quest'uomo, Pericle Scanzone, che comunque è un camorrista, cioè un po' un diseredato in un certo senso, no? Uno che è stato preso sotto l'ala protettrice di un boss e per lui svolge dei compiti alquanto particolari, no? Fa un po' lo scagnozzo, però come vedremo poi successivamente nel trailer dice io mi chiamo Pericle Scanzone, di mestiere faccio il culo alla gente, ma non è che va a fare il culo alla gente perché li va a pestare a sangue, no, proprio fa letteralmente il culo alla gente, perché poi lui oltre a picchiare comunque, cioè a tramortire con un sacchetto di sabbia le potenziali vittime, arriva anche a sodomizzarle, un po' anche per dare anche l'esempio, no? Quindi perché è un modo anche per umiliare le vittime che ci sono appunto che sono finite nel mirino del suo boss. Però che succede? Succede un giorno che durante una delle sue azioni per sbaglio va comunque a colpire la persona sbagliata, una persona che non doveva toccare, e quindi lui si ritrova costretto alla fuga, oltre comunque ad essere inseguito dalla... Scusami un attimo, persona sbagliata cosa vuol dire? Che va a prendere un altro esponente? No, che va comunque a tramortire una persona che non doveva toccare, che comunque faceva parte di una persona in realtà che doveva essere protetta, in realtà lui la va a colpire, quindi... Ah, protetta dal proprio boss? Persona. Protetta dal sì, proprio tra l'altro boss? Lui viene inseguito dal suo stesso boss, cioè nel senso oltre dalla gang avversaria ma anche dal suo stesso boss, quindi lui è costretto a scappare in un certo senso, quindi a lui addirittura viene detto, dice che cosa devo fare adesso, tu non dovevi mai nascere, gli era stato detto quindi dal suo stesso boss, quindi lui è costretto a scappare perché onde evitare proprio la... per evitare anche la vendetta, perché lui si ritrova inseguito a un certo punto, quindi lui ripara un po' in Francia, quindi scappa. Diciamo perché... la vittima, diciamo da carnefice passa poi a vittima, cioè da preda da predatore a preda, perché poi in questo esattamente, caso infatti tutta questa azione lì si torce contro, quindi lui è costretto a scappare, quindi lascia intorno a sé anche una scia di sangue, perché comunque i sicari sono sulle sue tracce. Lui ripara in Francia, quindi poi conosce questa donna che è un po' più grande di lui e se ne innamora in un certo senso, cioè lui prova anche quello che è l'affetto, perché lui è sempre stato un orfano, no? Quindi sì. È finito anche nelle... vediamo comunque che nel film lui ha anche un po' l'aria stonata, beh, al di là delle droghe, ma un po' anche la sua condizione, come se venisse trattato come un cretino, no? Da chi lo ha adottato, ma poi lui stesso inizia anche ad autoconvincersi di questa cosa, quindi un po' un paradosso.
quindi un Senti, po' io se vuoi scappando ti ritrovare. mandiamo, se vuoi mandiamo il trailer, così almeno Sì, imparo mandiamo il pure. trailer, così fa, diamo anche l'idea anche del cambio, soprattutto della vicenda, dal romanzo al film. Sì, dai, io manderei il trailer, vai. Io mi chiamo Pericles Calzone. E di mestiere faccio il culo alla gente. Ma che l'hai ammazzata? Faccio come un altro guaio. Quella era la sorella di un quartiere. E noi la dovevamo proteggere, capito? Adesso sai che può fare, scompare, levati di mezzo. No, Luigi, ma io che dovevo fare? Tu non dovevi proprio nascere. Parce quoi si j'accepte un café? C'est parce que moi je mets un truc le fait que tu tombes amoureuse de moi. Non ci sono mai stato dentro casa di una donna. Certe volte però mi sono immaginato che anch'io potevo tenere famiglia. Così per gioco, accompagnare i figli a scuola. Mi inventavo le facce di mia moglie, delle bambine. Che stizzo mi non ha detto? Je crois qu'on a fondé une famille. Ma fammi capire una cosa, è una storia tratta da cioè una storia vera? Il film è tratto da una storia vera oppure è puramente inventato? Perché No, è, comunque. cioè, è tratto da un romanzo, no? Come ho detto prima, quindi Ok. che è un romanzo che risale ai primi anni 90, poi vabbè. No, perché Ho potrebbe detto, ha avuto capitare una. nella realtà una cosa del genere, effettivamente. Beh, sì, può Uno dei succedere, primi. perché voglio dire, pensiamo anche un po' alle varie gang trapiantate all'estero, pensiamo a quelle Certo. della strage di Duisburg, Bravo. l'Andrangheta in questo caso. Però è stata più un'esigenza cinematografica, cioè di prendere l'azione, di trasportarla appunto da Napoli a Liegi in Belgio. Io credo che sia comunque stato anche un po' il fatto della coproduzione con i Dardenne, sia stata anche la scelta di dare questa impronta. Poi, tra l'altro, il film è prodotto da Scamarcio stesso, si vede che c'è la sua impronta. Non a caso poi si vede nel trailer che lui ha questa linea nera, è un tatuaggio che lui ha lungo la schiena, quindi forse Ah, è questa è un anche la sua tatuaggio? definizione. Sì, è un tatuaggio, sembrerebbe Ah. quasi un'incisione chirurgica, ma è un tatuaggio. No, più che un'incisione chirurgica sembrerebbe, sai quelle strisce che si mettono gli sportivi per favorire la defluizione del sangue, insomma, lo scorrimento del sangue, sembrava una cosa No, del no, è un genere. tatuaggio pure semplice, infatti da qui poi si dice anche la definizione, il nero. Infatti il particolare interessante, come ho detto all'inizio trasmissione, è che negli anni 90 addirittura cioè, si voleva farlo interpretare il personaggio da un napoletano doc, perché come sappiamo Certo. Scamarcio è pugliese, ma il napoletano doc che era stato scelto era appunto Pietro Taricone, che per l'occasione lui aveva preso anche a ingrassare, no? Per tutta onestà, si era riempito di dolci, di pasta, proprio per dare l'aspetto proprio Del del babà. camorrista Si era riempito esecutore, di però in realtà babà. vediamo qua è diverso, no? Sì, si era riempito, dico, di babà, no? Esattamente, sì. Chissà, poi comunque mi chiedo come sarebbe stato nelle mani di Abel Ferrara, che è il regista del Cattivo Certo. Tenente, quindi sarebbe stato un film ancora più a tinte forti. E in Certo. questo caso la regia è affidata a Stefano Mordini, che ha diretto Acciaio e Provincia Meccanica. Quindi poi vabbè, la scelta un po', si vede comunque che è un noir, comunque da come è stata impostata la fotografia e tutto quanto. Si dice che sia anche una storia d'amore, però molto molto nascosta, in cui comunque più è la violenza a prevalere.
Il film Ultima Cosa è stato presentato anche ieri a Lecce, proprio come anteprima, prima di approdare a Cannes, in cui erano presenti al cinema di Bidesse, appunto, Riccardo Scamarcio e il regista Stefano Mordini, che hanno presentato il film al pubblico, quindi questa è stata una cosa abbastanza interessante, perché rientrava nel programma Circuito d'Autore, quindi doveva, il film è stato presentato proprio come anteprima qui, proprio è stato nella mia città, ecco. Quindi fa qualche giorno approderà a Cannes insieme alle varie pellicole, che poi li parleremo la settimana prossima. Sì, poi ci parli adesso di un nuovo film, no? Allora, Truman, Un vero amico è per sempre, che è un film di totalmente diverso per impostazione, un film, è una coproduzione spagnola-argentina, e appunto racconta anche una storia d'amicizia, invece c'è una storia d'amicizia comunque che è tra l'altro anche commovente, perché uno dei due protagonisti è un malato terminale e quindi il suo amico approda appunto da fuori, cioè che spagnolo, lui il protagonista è argentino, infatti l'attore protagonista è Riccardo Darín, che ha interpretato Il segreto dei suoi occhi, non il remake di cui abbiamo parlato noi, quello statunitense, ma proprio il thriller originale argentino che aveva vinto l'Oscar qualche anno fa, e quindi è ritenuto anche uno dei migliori attori argentini in circolazione, e il suo amico è appunto invece interpretato dall'attore spagnolo che tra l'altro aveva già interpretato Javier Camara, che aveva già interpretato il film di Almodóvar Parla con lei, e anche alcuni altri, quindi sono due attori molto importanti nelle rispettive nazioni, quindi però si trovano insieme in questa storia di amicizia, perché tra l'altro prendiamo lo spunto, cioè il titolo Truman è proprio il cane del protagonista, infatti l'uomo è preoccupato, cioè comunque considerato che ha pochi giorni o settimane di vita, di dove lasciare il suo animale, a questo, cioè perché comunque lui è separato, quindi è tra l'altro il tema degli animali è un tema abbastanza ricorrente, perché abbiamo sentito, ma infatti ho scelto questo senso, no? Di parlare di questo film, no, no, ma anche alle luci delle recenti dichiarazioni di non a caso argentino di Papa Francesco, no? Dice non pensate agli animali, curatevi degli umani. In questo film rientrano entrambe le componenti, no? Perché l'animale si accompagna tutti e due, ma c'è anche, viene delineato questo straordinario rapporto fra i due protagonisti, no? È un rapporto comunque che non si presta soprattutto alla lacrima, cioè sì è commovente e figo, comunque non c'è quella cosa, cioè non scade nel pietismo, in quella cosa patetica, comunque no, è una cosa molto sentita, non a caso era stato definito come uno dei migliori film dell'anno. Io credo che sia anche un film da riscoprire, cioè ho scelto di parlare sia per questa ragione del film, ma anche e soprattutto per dare. Abbiamo le sale affollate di blockbuster, pensiamo a Money Monster con George Clooney, anche l'ultimo Capitan America Civil War, ma che io andassi a parlare di questi film, alla fine, voglio dire, noi dobbiamo parlare anche dei film più ricercati, quelli che si vedono poco, farli scoprire in questo caso. Quindi, anche perché, insomma, alla fine dei conti i grandi film non è che pecchino in pubblicità a livello internazionale, diciamo questi film d'autore che poi alla fine dei conti hanno bisogno di visibilità, e noi come tale è ben fin troppo facile, ripeto, pubblicizzare un Batman o un The Avenger quando a livello pubblicitario mondiale se ne fa già abbastanza. Esatto, noi non abbiamo bisogno di fare questo tipo di pubblicità, no, noi dobbiamo parlare anche alcuni, delle, diciamo che noi guardiamo, certo, alcuni, sì, la possiamo, le facciamo, però anche quando la pellicola ha anche un alto tasso di interesse soprattutto, certo, quindi certo. Perché oltre a essere comunque una pellicola di traino autoriale, cioè nel senso di traino commerciale, deve avere anche una forte componente autoriale. Certo. In questo caso si è scelto comunque di parlare di questa pellicola perché comunque meritava anche un suo passaparola. Perché a volte vedi i film più belli a volte non sono pubblicizzati o sponsorizzati, quindi hanno bisogno anche di un'ulteriore spinta, e noi siamo ben lieti di farlo. Sì, anche perché poi alla fine io leggo qua miglior film, insomma alla fine qua ci sono diverse onorificenze, insomma, esatto, ha vinto anche un sacco di premi Goya, no, in Spagna, quindi sì, molti film che hanno vinto i Goya sono i film spagnoli, quelli che vengono esportati di più, quindi quelli che approdano anche nelle sale italiane. E poi diciamocela tutta, una buona storia cinematografica è quella che rimane molto di più degli effetti speciali rispetto a un'altra filmografia, insomma alla fine ormai si lavora molto a livello di computeristica, però
una buona storia rimane molto di più senza avere necessità di effetti speciali, rimane esatto, il telespettatore se lo ricorda di più. Sì, io non ti nascondo che tra l'altro ogni volta che vado a vedere un film o degli Avengers, quando mi capita perché mi trascinano, no? Perché io vado di mia spontanea volontà, o vari film dei supereroi, eccezione di Deadpool che mi ha fatto ammazzare di risate, però io mi tendo anche da un po' al sonno, inizio ad avere il sopravvento, perché fare questi, cioè puntare sempre su questi film basati solo su effetti speciali e senza contenuti, non so Hollywood quanto faccia bene in termini soprattutto di... No, di ma sai cosa, però... sai cosa potremmo fare qualche volta? Perché ogni tanto se ne trovano dei backstage in rete, come vengono fatti questi film, qualche volta magari potremmo anche proporre ai nostri telespettatori effettivamente come la struttura dietro le quinte, come si adoperano a fare tali effetti speciali. Io ne ho visto neanche tanto tempo fa uno legato a Capitan America e vi posso assicurare che tra elastici legati ai protagonisti e pannelli e drappi di verde, diciamo sparpagliati un po' tutto verso il set, non ho ben capito che cosa succedeva, perché poi alla fine dei conti è sul drappo verde che si costruisce l'effetto, no? Ma io credo che appunto adesso che lo stiamo dicendo, l'effetto speciale migliore sono le emozioni, quindi il film spagnolo lo sta, guarda, visto che stiamo quasi in conclusione della puntata, io manderei il trailer, così intanto facciamo vedere anche questo trailer qua, va bene? Sì, fai vedere ai nostri telespettatori. Okay. Quanti giorni ti fermi? 4. Abbiamo un po' di soldi, perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito, Truman? Ce la spasseremo noi tre. Io e te, Truman e io. Lo so che preferiva che venissi con mia cugina, dottore, che è molto più bella del mio amico, ma dato che è venuto a trovarmi, non potevo togliermelo dai piedi. Lui a te ti ascolta. Tutto quello che dici per lui è importante, Thomas. Qual è la cosa tanto importante che tu hai imparato da me? Sentiamo. Che non chiedi mai niente in cambio. Io ho due figli. Uno si chiama Truman. E vuoi disfartene per quale motivo? Parto per un viaggio e non posso portarlo con me. E io? E tu che? Che hai imparato da me? Assolutamente niente. Cose illegali di sicuro. Beh, molto carino, dai, molto tenero quando poi sono legati agli animali, insomma, i film, le filmografie hanno anche quel quid in più, Sì, infatti tra l'altro noi ricordiamo anche un film molto toccante che era approdato un po' di anni fa nelle sale, era il film con Richard Gere, che era Chico, no? Il mio migliore amico, che era la storia di questo legame speciale tra questo pastore Akita, di che era razza giapponese, e il suo padrone, che era ispirato anche a una storia vera in cui questo cane era rimasto nella stazione ad aspettare il padrone che non arrivava, il padrone era morto per un infarto, però lui andava ogni giorno ad aspettare la stazione prima che arrivasse. Certo. In questo caso il cane non è il protagonista, ma è anche quello che fa da collante nel rapporto fra i due protagonisti, no? In questa relazione, quindi, e questo è il bello, no? Non c'è un rapporto unilaterale uomo-animale, ma l'animale diventa anche un oggetto, cioè... comunque un elemento di unione. No, un trade union, diciamo, è un elemento di trade union, perché comunque essendo anche una forma viva, non è che parliamo di un oggetto inanimato, e che comunque sprigiona, poi teniamo presente che l'animale in sé per sé che sprigiona, possono anche smentirmi i miei telespettatori, i nostri telespettatori, però credo che quello che esterni maggiormente le proprie emozioni sia il cane.
Il gatto è più un po' una fase solitaria del mondo animale, ma il cane è colui che comunque si è reso partecipe di epiche storie, da cani che ritornano dopo migliaia di chilometri a cani che comunque rimangono accanto al proprio padrone appena colpito da infarto. Insomma, in ogni qualsiasi parte del mondo si parla di un il vero compagno dell'uomo è il cane. Sì, quindi, guarda, allora gli amanti dei gatti che siano d'accordo con te, però comunque sia, no, dipende tutto quello che viene raccontato. No, ad esempio, ti stavo scherzando. No, per l'amor di Dio, io sono un amante del gatto anch'io e tu lo sai che io ne ho avuti già ben troppi, ne ho venuti abbastanza, fino all'ultimo esatto, che sì, ho deciso me di lo ricordo uno più. In particolare. Ecco, io, fino all'ultimo che ho deciso di non volerne più perché è veramente troppo il soffrire, vederli sparire poi per delle malattie. Però posso assicurarti, il gatto ha una sua autonomia, ti vede come un membro della famiglia, però non interagisce per come interagisce il cane. Cioè, se io dovessi rapportare la figura del gatto nella vita umana, il gatto è il tuo fratello, no? Tuo fratello che comunque con la sua indipendenza, le sue cose, ci si raffronta in determinate situazioni. Il cane invece è tuo figlio. È tuo figlio perché è sempre lì che vuol giocare. Sì, ti posso dare conferma anch'io, anch'io ho avuto un animale a cui sono stato molto affezionato. Quindi. Sì, sono emozioni diverse che comunque non tralasciano che effettivamente la saggezza dell'essere umano avviene anche tramite questi continui feedback che si ricevono dagli animali. Io ancora non capisco come facciano ad avere il coraggio ed abbandonarli in autostrada. Cioè, ci vuole veramente coraggio. È come dichiarare la pena di morte a uno che fino a cioè, a un animale, a un essere vivente che fino al momento ti ha dato e hai ricevuto e hai dato, e insomma c'è stato un interscambio emozionale. Con che coraggio ci si appronti l'idea di abbandonarlo in autostrada solo per andare a fare le vacanze di 15 giorni? Io ancora non l'ho capito, però d'altronde la nostra è una società dove l'orrore avviene così improvviso senza neanche che te lo aspetti, quindi può arrivare anche come un fulmine a ciel sereno, quindi voglio dire non sono cose così improbabili, quindi uno la polemica che poi aveva innescato Papa Francesco la volta scorsa era stata proprio del perché comunque in parte ti posso dire che ha ragione, in parte però, perché comunque ci sono persone che sono attaccate in maniera morbosa agli animali e tendono a trascurare anche gli umani. Beh, certo, bisognerebbe però, trovare dire, sono casi di mezzo poi, Sì, vabbè, poi le uscite un po' che fa sono sempre un po' molto, molto, ecco, vedi, i fulmini a ciel sereno sono anche le sue uscite un po' drastiche, che poi, voglio dire, a qualcuno possono mettere d'accordo, ad altri sembrano più come cose dette un po' così a casaccio per far vedere di essere rivoluzionari, ma alla fine più che rivoluzionari tende ad essere anche irritante, secondo me. Però vabbè, queste sono opinioni diverse. Comunque non ha tutti i torti, perché ripeto, se no, assolutamente non ha tutti i torti, però deve anche, secondo me, anche deve anche fare attenzione, soprattutto quando dice le cose. Sai cosa posso dirti? Papa Francesco effettivamente è come un amministratore di condominio, però a livello internazionale non è facile. Sì, vabbè, ma è un condominio molto abbastanza ampio. Il Vaticano non lo definire un condominio, attenzione, perché Senti, siamo già quasi allora ci addentriamo. Sì. Siamo sforati, non so, siamo partiti, insomma, siamo alle battute finali. Siamo perfettamente nei tempi, dai, non siamo andati oltre. Bene. Comunque ti volevo dire, mo fra le varie news, che adesso è in corso Cannes, io sto seguendo molto attentamente il festival, ci sono delle pellicole interessanti, vediamo un po' come quale sarà il vincitore. Tra l'altro tu pensa che il presidente di giuria quest'anno è George Miller, il regista del Mad Max Fury Road, quindi tu prova a immaginare, no, un regista che è così dedito ai film d'azione, come potrebbe andare a scegliere il film vincitore della Palma d'Oro, perché tu considera la giuria quando viene scelta è sempre molto
ogni c'è. Eh sì, è particolare, perché sì, anche là dipende anche dalla sorte di molti non film. Non so se te l'ho chiesto nelle recensioni cinematografiche precedenti, ma la giuria, no? Durante la propria, nel momento in cui si esprime il proprio giudizio, no? E segue le mode del momento o rimane statica? Diciamo, è una giuria di volta in volta dinamica oppure statica? Seguendo ma dipende, parla, dipende. Io comunque ho notato in alcuni festival che sono state tese sempre a premiare pellicole con tematica LGBT. Ho notato questa cosa. Che poi siano film dall'alto valore artistico, sì, però io credo che ci siano anche LGBT, un po'. Spieghiamo cos'è LGBT, perché sennò i nostri telespettatori non lo tematiche sanno. Tematiche lesbian, gay, okay, and in generale comunque transgender, così, quindi quel tipo di film, sì. Sembra quindi, quel tipo, l'acronimo di un OGM, quindi. Sì, ho notato questa cosa, comunque sono stati premiati, per esempio pensiamo al Festival di Cannes del 2013, quando è stato premiato La vita di Adele, che poi voglio dire... Non ha avuto una vita facile poi dopo nelle sale successivamente, mentre La grande bellezza, che era stato ignorato a Cannes, poi ha avuto una strada totalmente opposta. Ho anche un film che era stato premiato a Venezia lo scorso anno, sempre la stessa tematica, non mi ricordo forse la nazionalità, però diciamo c'era un po' quella tendenza, no? Però di solito si cerca anche di seguire un po'. Ci sono tanti fattori che possono influenzare comunque il giudizio di una giuria. Cioè, si può dedurre che comunque non è statica, sempre, segue. No, non è statica, vabbè, poi vabbè, al di là dei percorsi emozionali che ci possono essere delle giurie, però ci sono anche varie cose, situazioni internazionali in corso, perché magari c'è quel tema determinato che in quel momento colpisce, cioè ci sono tutta una serie di situazioni, per esempio in questi giorni io sto seguendo, ma ho avuto successo, tra l'altro non è solo per il Nero essere stato preso, ma anche il film di Paolo Virzì, che poi magari ne parleremo più là, anche La pazza gioia, no? Che ha avuto un ottimo riscontro nel pubblico, però comunque poi è ancora, il festival si penso che si concluderà domenica prossima, quindi poi là possiamo trarre le nostre conclusioni, magari ne parleremo in maniera più approfondita la settimana prossima di questo, ecco. Guarda, io Francesco siamo in finale. Siamo alla fine, io ti ringrazio come sempre per le tue delucidazioni e approfondimenti cinematografici, ricchi proprio di news e di particolari, e poi grazie ancora per le recensioni che ci fai sulle pellicole. Ricordiamo che tu te le vai a vedere tutte singolarmente, quindi quello che parli è perché comunque hai testato sul campo e hai visto e ti sei fatto una tua opinione. I nostri telespettatori potrebbero dissentire o acconsentire, insomma, alla fine dei conti siamo sempre... Il mio è sempre un giudizio soggettivo, quindi poi ognuno si fa la sua... Io invito sempre a vedere... Diciamo invito a vedere non quello che... ma invito a vedere quello che più ispira a ogni singolo spettatore. E invito soprattutto a non farsi influenzare dalle opinioni dei critici, perché... o quando esaltano troppo, quando stroncano troppo, per me non c'è mai da fidarsi, almeno a livello personale. Possiamo dire che è meglio vattarsi e andare a vedere il film e poi leggere le recensioni dopo? Esattamente, sono perfettamente d'accordo che conviene fare così. Io per carità me le leggo anche prima, però se un film lo voglio vedere non ci sono santi. Che ci sia il critico lo possono stroncare, a volte me lo vado a vedere. Quindi. Tu hai anche una cultura cinematografica, ma diciamo che non ha una approfondita cultura cinematografica fatta di studi, perché tu hai anche studiato e continui a studiare cinematografia, potrebbe essere anche abbastanza tediato da alcune critiche. Personalmente posso dirti che io non ho mai letto nessuna recensione cinematografica prima di andare a vedere un film, tranne nel caso in cui ho bisogno di sapere il luogo e la data e l'orario del film, solo quello, poi è giusto una breve trama di che cosa tratta, ma poi tutte le recensioni me le sono andate a vedere, ma questo perché? Perché voglio confrontare il mio pensiero, il mio giudizio poi con quello che è stato scritto altrove e magari stroncare io stesso la critica fatta in maniera un po' così... Esatto, e ripenso comunque di queste cose ne parleremo approfonditamente la settimana prossima, perché comunque... dopo che saranno assegnati i premi a Cannes ti potrò dire
se valevano la pena o non valevano la pena. Quindi, se... lì aspettiamo, ti aspettiamo. Sì, 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 io li sto osservando molto attentamente, quindi poi trarrò le mie conclusioni una volta che sarà finito il festival, quindi... Benissimo, io ti ringrazio ancora Francesco, ti do l'appuntamento alla prossima settimana, ovviamente con il nostro nuovo approfondimento cinematografico, e grazie ancora, cosa direi di più? Grazie a te Donato, un saluto ai nostri telespettatori e ascoltatori, allora ci vediamo la settimana prossima, post Cannes, di nuovo ciao Francesco. Ciao Donato, ciao.